Buongiorno a tutti trapezisti enogastronomici, funamboli del gusto. Questo è il Crab Pelada Kitchen Show e benvenuti nella mia cucina. Ovviamente anche per quest'oggi la domanda è sempre la stessa. Who's the man in the kitchen? E puntualmente anche per questa volta la risposta non arriverà. Oggi non è l'unica domanda per voi. Se io vi chiedessi come si fanno gli gnocchi, voi cosa mi rispondereste? No. Non intendevo con quel metodo, Io intendevo con il metodo tradizionale. Gnocchi di patate, la mia versione. Sigla e andiamo al procedimento. Bene, vediamo cosa ci occorre per realizzare questi gnocchi, che poi andremo a condirli come vogliamo. La prima cosa, io ci metto la mia variante. Ovviamente la variante è con la bassa temperatura. Una nota importante sulle patate. Quando si fanno gli gnocchi, bisogna andare a scegliere delle patate farinose, quindi assolutamente non quelle novelle, che contengono molta acqua, ma addirittura se avete delle patate lì da tanto tempo, dimenticate da un bel po' di tempo, è l'ideale. Si sono un po' raggrinzite, hanno mangiato la loro acqua, è la cosa migliore. Questo è uno dei casi in cui le patate vecchie fanno buon brodo, si può dire in questo caso. Contengono meno acqua e in questo procedimento andremo ad inserire meno farina. Quindi meno farina mettiamo, più avremo degli gnocchi che risultano morbidi e non collosi. Questo è fondamentale. Altra cosa importante qui che abbiamo è la farina 00 setacciata. Io la setaccio continuamente la farina. Forse un giorno qualcuno mi fermerà per strada e mi dirà: ma la vuoi finire di setacciare la farina? Ma non è nient'altro che fare che setacciare la farina. Beh, io al momento lo faccio. Importante sulle patate, cuocetele con la buccia. E chi non avesse il macchinario per il sottovuoto e quindi la cottura con runner può benissimo farle al forno. Quindi unica precauzione, metterle dentro la carta da forno e poi ricoprirle con la stagnola bene bene chiuse e lasciate nel forno. Io le faccio andare a 200 gradi per un 30, 35, anche 40 minuti. Si cucinano nella loro acqua e risultano comunque prive di acqua in eccesso e completamente farinose, ideali per realizzare gli gnocchi. Altro ingrediente fondamentale è il sale e io utilizzo un tuorlo d'uovo. Allora, parliamo di dosi. La regola prevede che su un chilo di patate ci occorrano circa 300 grammi di farina, 10 grammi di sale e un tuorlo d'uovo. Allora, questa è un po' la regola. Io vi ricordo che con il metodo di cottura a bassa temperatura piuttosto che nel forno riusciamo ad far sì che ci sia poca acqua nelle patate, quindi a chiederci meno farina possibile. Detto questo, comunque, io qui mi trovo con le patate da circa 500 grammi, quindi di mezzo le dosi, 150 grammi di farina, 5 grammi di sale e il tuorlo d'uovo lo uso lo stesso, perché mezzo tuorlo non si è mai visto da nessuna parte, neanche io il mezzo tuorlo in giro non l'ho visto, no, mai. Altro strumento fondamentale per la realizzazione del piatto è uno schiacciapatate. Io uso questo che è tedesco. Tedeschi su certe cose sono quasi meglio dei bergamaschi. Questo qui è uno schiacciasassi. Vabbè. Prima cosa da fare è andare a tirare via la buccia, coltellino e via, senza problemi, la buccia. Le vitamine, i valori nutrizionali di questo alimento, di questo tubero, sono contenuti nella buccia, quindi nella cottura li andremo poi ad assimilare. Altro piccolo segreto è di eliminare anche gli eventuali pezzettini, puntini neri che a volte troviamo nelle patate, perché questi poi ce li ritroviamo nell'impasto e visivamente non è una cosa gradevole trovarseli. Importante, quando si realizza il piatto e si va a schiacciare le patate devono essere ben calde. Prepariamo in posizione il nostro schiacciasassi e andiamo ad inserire una alla volta le nostre patate all'interno.
Ovviamente con questo strumento si gioca facile. Raccogliamo tutte le nostre patate schiacciate. Le patate sono belle fumanti, schiacciate. Gli andiamo ad aggiungere subito i nostri 5 grammi di sale. Tutti dentro. E aggiungiamo il nostro uovo. Qui mi aiuto con un tarocco per impastare il tutto in modo da usare il meno possibile le mani. Ecco, si può vedere già la consistenza senza l'aggiunta di chissà quale farina. Noi dobbiamo metterla comunque. Iniziamo a mettere i nostri 150 grammi di farina. Poi si può andare benissimo a occhio. Quando vedete che la consistenza è giusta e lavorandola con le mani non si appiccica, siete arrivati. Nel calcolo della farina, ricordate, furbacchietti del quartierino, che quella che mettete sul tagliere se impastare si somma, spostando gli ordini degli addendi, il risultato don't change. Procedo un passo alla volta aggiungendo poco a poco alla farina e continuo ad impastare in modo che si assorba tutta completamente. Ora è arrivato il momento di rompere ogni indugio e di sporcarsi le mani. Prima o poi doveva succedere, meglio prima che poi. Siamo arrivati ad avere la giusta consistenza della nostra palla di gnocco, il gnoccolone. Lo possiamo anche buttare nell'acqua così. Ci facciamo una mangiata unica. L'impasto risulta ancora sufficientemente morbido e non appiccicoso. Importante che sia così. Poi ci aggiustiamo sempre un po' con la farina. Quella è il nostro jolly, lo possiamo tirare fuori dalla manica, quando volete. Jolly, asso, ognuno metta quel che vuole. Vado ad infarinare il tavolo. Qui si procede per gradi, quindi taglio a metà e inizio a creare una sorta di salsicciotto enorme con le mani. Quando vedo che vado troppo in fuori, taglio, ne metto via una parte e continuo. Dovremo ottenere una striscia, diciamo, intorno a un centimetro e mezzo. A me gli gnocchi piacciono belli abbondanti, quindi quelli piccolini così non li prendo neanche in considerazione. Molto bene, abbiamo creato 4 strisce pressoché uguali, identiche, forse. Non andiamo a vederli col calibro. Cosa facciamo? Iniziamo a tagliarli. Io li taglio l'eccedenza qui perché mi dà sempre fastidio che non è perfettamente compatto. Lo tengo da parte e conto circa un centimetro. Ok, questi sono gli gnocchi che ci vengono fatti in questa maniera e poi li andiamo a rifinire con la forchettina e lì è la libidine, lì il sugo rimane tutto incastrato. Facciamo così per tutto. Ho tagliato i nostri gnocchi perfettamente col calibro e li abbiamo messi in una terrina con dentro una ciotola, una bowl come si dice adesso, con un po' di farina dentro per non farli attaccare. Facciamo questa operazione, li andiamo a rigare con la forchetta, a meno che non avete un rigagnocchi, ma non si trova quasi mai, e poi li andiamo a depositare in un contenitore al quale io metto una carta da forno e li vado a mettere per qualche minuto prima di cucinarli nel freezer. Questo mi aiuta a tenerli più compatti, a muoverli meglio. È una cosa che ho notato, invece che tenerli in frigo nel freezer. Allora andiamo a vedere come si rigano gli gnocchi. Prendiamo lo gnocco, dobbiamo solamente farlo passare sopra così, o lì, ed è a posto. Vediamo. Basta. La sua rigatura l'ha fatta, né di più né di meno. Peso stesso dello gnoccone che fa venire fuori tutte queste incisioni.
Abbiamo così realizzato i nostri gnocchi in un batter d'occhio e li andiamo a mettere per qualche minuto, in attesa dell'acqua che bolle, dentro il freezer. Facciamo sobbollire l'acqua e poi ci caliamo dentro i nostri gnocchi. Importante, l'acqua non deve bollire, deve sobbollire, poco. E siamo pronti. Andiamo a inserire delicatamente tutti i nostri gnocchi. Li caliamo in acqua. Io mi aiuto con una schiumarola per evitare che l'acqua schizzi dovunque e soprattutto per non rovinare gli gnocchi. Man mano che gli gnocchi vengono a galla, li andiamo a prendere uno per uno, li scoliamo per bene e li andiamo ad adagiare in una ciotola. Perfetto, ultimo segreto degli gnocchi. Io qua ho preparato un pesto di basilico e li vado a condire, quindi vado ad aggiungere il pesto nella ciotola. E è importante non girare gli gnocchi con il cucchiaio, altrimenti li sfaldiamo. Quindi facciamo questa semplice operazione, vi faccio vedere. Andiamo a girare gli gnocchi dentro il contenitore. Li possiamo anche travasare tra un contenitore e l'altro, qui non è necessario. E andiamo ad impiattare. Abbiamo il nostro piatto di gnocchi al pesto. Andiamo a fare la prova dell'assaggio e vediamo come sono venuti. Che meraviglia. Gnocco col pesto. Sublima. Gli gnocchi col pesto sublimano. Lo vado ad accompagnare con un Sauvignon, un buon Sauvignon. E io vi saluto, grazie di avermi seguito, ci vediamo alla prossima, buon appetito a tutti, buona serata, buonanotte, ciao a tutti da Grava Pelada, ciao belle gioie, ciao!